Tifosi rossoneri e rossoblu, buon pomeriggio da Sorrento e buon anno. Fulvio Cascone per Sorrento Monterotondo, 18ª giornata del campionato di Serie D, Girone G. Riparte sempre dalla propria metà campo. Cacaccia a scavaccare il centrocampo, sulla destra per Gaetani! E c'è il primo squillo del Sorrento. Carotenuto verso Petito, si combatte Meledandri sulla sinistra, trova Faccenna, salta un avversario, un secondo e del sorbo c'è, anzi si trattava di Baldassi. Bella azione di Baldassi. Carotenuto, poi attenzione Carotenuto, il destro alza troppo la sfera, poi non si intendono Francesco e Cacace. Meledandri apre sulla sinistra, stanno salendo i ritmi in questo finale. Faccenna il tiro telefonato e in questo momento l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ecco partiti, ora consente a ciò l'arbitro, ora dal sorbo. Panza Carotenuto, sulla sinistra Scala poi mette in aria, colpo di testa di Gianni, poi Petito, il Petito ancora se ne va, poi sbaglia tutto, mette in aria, allontana Fusco sui piedi di Tilli, c'è questo tiro, il Sorrento chiude tutti i varchi. Parabola, poi c'è il tiro e il pallone sfiora la traversa. Sorrento vicino al vantaggio competito. La battuta di Herrera e deve salvarsi Benvenuti. Pallone si stava infilando in porta, Benvenuti con i pugni è riuscito a allontanare la minaccia. Ancora Bagé mette in aria, non c'è nessuno pronto, poi Simonetti. La parabola di Herrera in aria.
Calcio di rigore! Rigore per il Sorrento! Minuto 90! Parte Herrera! Palo! Palo! Parte Herrera! E c'è il pallone che termina in fallo laterale. E finisce qui. Il Sorrento fallisce l'acquisizione dei tre punti per l'errore dal dischetto di Herrera. Risultato finale al Campo Italia, Sorrento e Montorotondo 0-0. Grazie a tutti dell'attenzione, un buon proseguimento domenicale.